Bentornati alle letture manageriali, questo appuntamento dedicato all'approfondimento dei temi manageriali che sono raccontati nei libri pubblicati dalla casa editrice Este, ma non solo. E proprio questo è il caso dell'appuntamento di questa sera perché il tema dell'incontro riguarda le emozioni. Come sempre però, io lo ricordo, i veri protagonisti della serata sono gli autori dei libri, quindi in questo caso io voglio dare il benvenuto a Diego Ingrassia, CEO di IEG Management, nonché autore del libro Il cuore nella mente, l'analisi emotivo-comportamentale, consapevolezza emotiva e relazioni umane, ROI Edizioni, un libro pubblicato nel 2018 ma ristampato proprio nell'autunno 2020. Buonasera, Diego Ingrassia. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie ovviamente a te di partecipare, di raccontare parte di questo libro, un po' di argomenti, poi li vedremo insieme. Però io da padrone di casa vorrei fare una breve presentazione dell'autore, di Diego Ingrassia, perché lui è allievo di Paul Ekman, che poi è anche la persona che firma l'introduzione del libro di Diego Ingrassia. Diego Ingrassia però è il punto di riferimento in Italia per le teorie e i modelli scientifici sull'intelligenza emotiva e sulla comunicazione non verbale. Il libro poi conferma proprio queste competenze. È anche tra i pochissimi master coach italiani certificati ICF, quindi dico bene, giusto, Diego? Grazie. Chiudo giusto perché appunto da padrone di casa mi sembra corretto e interessante anche dire due parole su IEG Management, che è l'unica società italiana autorizzata e accreditata da Paul Ekman a certificare i professionisti sulle competenze emotive e il tema. Allora, a questo punto direi che lo ribadisco, è molto chiaro perché parliamo di emozioni e di competenze emotive. Come sempre in questi appuntamenti, oltre all'autore e agli autori dei libri, i veri protagonisti sono anche i partecipanti alla serata, nel senso che ci fa piacere che durante il corso di questo incontro, se ci sono delle domande, dei commenti, insomma, ce le facciate pervenire attraverso la chat. Io sarò aiutato dalla regia, da Giulia Zicconi, che immagino ormai abbiate conosciuto per le varie comunicazioni che hanno preceduto questo incontro, quindi mi aiuterà a gestire il flusso di tutto quello che riceveremo. Io confesso una cosa perché quando dialogo e ho l'occasione, per fortuna varie volte, di dialogare con Diego Ingrassia, mi sento un pochino sempre sotto esame perché tutti quei comportamenti che lui descrive nel libro molto bene, io ecco, li faccio tutti in sua presenza, però questa sera ancora di più perché ho un brutto raffreddore allergico, quindi insomma se mi vedete un pochino in difficoltà è colpa del raffreddore allergico, metto le mani avanti. Però adesso insomma bando alle mie chiacchiere a cui so certamente che nessuno è interessato. Io vorrei chiedere Però innanzitutto. Dario, è una buona tecnica quella di parli tutti, così almeno destabilizzi il tuo interlocutore, capito? Ecco, anticipiamo però un tema di cui poi vorrei davvero approfondire perché approfitteremo della tua presenza proprio per raccontare questi aspetti. Io inizierei da una domanda, insomma, ahimè, banalissima, che però è, credo, cruciale, cioè perché hai deciso di scrivere questo libro, Il cuore nella mente, che dicevo prima, giunto alla seconda edizione nell'autunno del 2020. Allora, grazie Dario. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per il tempo che state dedicando appunto a queste letture, anche perché è sempre più raro, nel senso che sono sempre meno le persone che leggono libri. L'altro giorno, per esempio, Dario, mi è arrivata una richiesta da una parte di una persona, mi ha detto: ma c'è l'audiobook perché io me lo ascolto in macchina. E quindi non riesco a leggerlo cartaceo. E io ho risposto, e qua c'è un collegamento rispetto al motivo per cui ho scritto questo libro, ho risposto a questa persona che ho deciso volontariamente di non fare l'audiobook, perché penso che quando parliamo di emozioni, noi abbiamo bisogno di fermarci, di avere un tempo per noi, per riflettere, per ascoltarci. E la lettura ci permette di fare questo, ci permette di utilizzare la carta, che è qualcosa di tangibile, qualcosa che possiamo proprio toccare, no? Così come il nostro corpo, qualcosa di tangibile, la carta e prenderci del tempo per riflettere, per ascoltarci. E quindi è una lettura che ci permette anche di fare questo, di prendere maggiore consapevolezza con il nostro corpo e con le nostre emozioni.
Il motivo per cui ho voluto scrivere questo libro è perché invece io sono al contrario, una persona che legge tanti libri durante l'anno e mi ero stancato di leggere l'ennesimo libro sulla comunicazione non verbale che però non avesse delle basi scientifiche, che parlasse di teorie un po' bizzarre, anche un po' superate, chiamiamole così. E quindi per fare chiarezza in un mondo dove tanti autori hanno scritto un po' di tutto, dove c'è scritto qualunque cosa. E dove le neuroscienze però non possiamo dimenticarci che sono andate avanti, non possiamo rimanere indietro, non si possono raccontare sempre le stesse cose. Le neuroscienze oggi ci supportano, non sono più qualcosa di completamente avulso dal mondo del business, ci supportano ed è importante per chi fa il lavoro che facciamo noi, di essere aggiornati e quindi di portare avanti, tematiche che possono essere appunto attuali. Inoltre, oltre a questo, perché formando tanti professionisti in ruoli importanti, mi sono accorto che le competenze emotive erano qualcosa di davvero quasi molto lontano nel mondo del business. Io ho iniziato questa attività quasi 20 anni fa, Dario, e mi sono accorto che parlare di emozioni era come parlare, sembrava di essere figli dei fiori, no? Si parlava di emozioni, ma in maniera non legata al business. Io, figurati, ho un background economico, quindi per me è molto concreto l'argomento. Quando insegno all'università, al Politecnico di Milano, insegno qualcosa sulle emozioni al MIP, mi dicono, gli ingegneri mi guardano e mi dicono emozioni, parliamo di emozioni oggi. Gli dico, certo, sono delle informazioni ed è importante che noi ce le abbiamo nelle nostre relazioni. Quindi, formando professionisti, formando persone, sempre con ruoli importanti, mi sono accorto che mancava proprio questa competenza. Oggi devo dire che sono stato anche fortunato perché negli anni poi resistendo, perché ho resistito per tanti anni, resistendo sono arrivato a un periodo oggi in cui si parla quasi esclusivamente di emozioni. Quindi sicuramente il Covid ha dato un'accelerata notevole a questo tema. E ultimo, ma non per questo meno importante, il fatto che quando noi parliamo di cambiamento, parliamo di miglioramento, stiamo facendo un percorso di crescita, di formazione, di selezione anche, perché no? Anche nella selezione, queste teorie, questi modelli ci permettono di riuscire a utilizzare la scienza in modo applicativo e quindi di integrare le emozioni all'interno di un percorso, quello del cambiamento, della formazione, che possono far sì che diventino proprio le risorse per il cambiamento e non essere bloccanti rispetto al nostro processo di cambiamento. Quindi queste sono le tre ragioni principali per cui ho scritto questo libro, Dario. Guarda, allora, prima di entrare in alcune tematiche che affronti, perché una delle domande sarà sicuramente che cosa sono le emozioni, visto che citeremo questa parola davvero tante volte, però faccio un po' di promozione totalmente disinteressata, perché appunto il libro è edito dalla Roy Edizioni. Questo libro si può acquistare sulle principali piattaforme di e-commerce, Amazon su tutte, però so che la regia dovrebbe aver dato anche delle indicazioni precise su dove reperire proprio questo libro. Un aspetto che mi ha colpito in quello che stai dicendo riguarda proprio il trovare le giuste fonti degli argomenti che poi ci interessano da vicino anche nel mondo lavorativo. È forse la grande sfida che abbiamo in questo momento, dove possiamo accedere a una quantità di fonti davvero infinite. Però una particolarità del proprio libro, io credo, proprio per rispondere a questa particolarità, è che devo dire, in realtà questo caratterizza tutte le tue attività, è il fondamento scientifico di quello che proponi. Tant'è vero, prima lo dicevo, che Paul Ekman firma la prefazione. Innanzitutto è una particolarità questa, perché so che lui non firma solitamente le prefazioni dei libri, quindi già questo mi sembra interessante. Poi diciamo che si arriva a questa situazione anche perché c'è una relazione, diciamo, molto sviluppata fra voi due. Ecco, magari partirei da questo aspetto. Va bene, allora, beh, due cose, allora, è interessante, hai ragione, guarda, per me è stato
una sorpresa, ma anche, ovviamente, anche, come posso dire, la diretta conseguenza di un lavoro che abbiamo fatto anche insieme. Io prima di scrivere questo libro ci ho impiegato quasi 3 anni a scriverlo e tutta la vita, perché ho messo dentro tutta la mia vita lavorativa riguardo alle emozioni, chiaramente. Però ci ho impiegato 3 anni perché? Perché ci tenevo a essere molto, come posso dire, rigoroso nella scelta dei temi e degli argomenti che introducevo. Perché? Perché non tutti gli argomenti trovano concorde tutta la comunità scientifica. Quindi abbiamo fatto una ricerca, abbiamo coinvolto 386 scienziati che si occupano di emozioni. Dico scienziati perché non sono esperti, perché io quando sento è un esperto di, ma è un esperto rispetto a cosa? Nel senso che ha fatto pubblicazioni scientifiche? Cioè, per me già un esperto deve aver fatto almeno 50 pubblicazioni scientifiche, se no non è un esperto, è una persona che si interessa di quell'argomento sostanzialmente. Quindi abbiamo preso degli scienziati che avevano fatto diverse pubblicazioni scientifiche sulle emozioni, abbiamo fatto delle domande a loro, rispetto alle risposte abbiamo definito quali argomenti introdurre all'interno del libro e questo ha ovviamente dato un grande, come posso dire, una grande spinta a Paul di dire ok, va bene, firmo la prefazione perché lui vuole rimanere sempre in un ambito molto scientifico. Forse si è sporcato un pochettino nella sua carriera solo un anno in cui ha deciso di fare consulente scientifico di Lie to Me, non so se l'hai visto Dario, il telefilm della Fox, ma perché? Perché i signori della Fox sono andati da lui e hanno detto guardi, lei ha scritto diversi libri, noi comunque la citeremo e lo faremo comunque, che lei lo voglia fare o meno il consulente scientifico. Lui ha accettato di fare consulente scientifico se gli avessero dato l'opportunità di fare un blog dove metteva tutti gli errori della Fox. Tanto per dirti il personaggio, no? Quindi sicuramente un approccio davvero scientifico. Ecco, allora come l'ho conosciuto? Guarda, io mi occupavo, ero negli Stati Uniti, mi occupavo di neuroscienze, di neuromarketing, perché mi occupavo, lavoravo nel marketing di un'azienda che importava prodotti alimentari italiani li distribuiva in California e in Nevada. In quel periodo lì mi sono avvicinato alle espressioni facciali. A quel punto ho incominciato a studiare comunicazione non verbale, espressioni facciali e così via. E a un certo punto ho detto, ma chi è il massimo esperto al mondo? Io ero già rientrato in Italia a quel punto, vedo che c'è appunto Paul Ekman e dico, vabbè, lo chiamo e vedo se mi risponde. Lui, in maniera abbastanza anche così inaspettata, mi risponde e non solo mi risponde, ma fissiamo una call. Fissiamo una call e mi dice, guarda, io sono interessato sempre a condividere le mie teorie, i miei modelli, però abito a San Francisco. E io gli ho detto, vabbè, non è un problema, prendo l'aereo e ti vengo a trovare. E da lì è nata un'amicizia, veramente casualmente, nel senso che lui mi ha ospitato a casa sua, abbiamo bevuto vino rosso, lui è un grande amante del vino rosso, io ovviamente grande esperto di vini rossi italiani, allora abbiamo cominciato a condividere questa esperienza comune. E da lì abbiamo incominciato a lavorare proprio sul tema di portare non solo le sue teorie, ma la parte pratica applicativa. Tu considera che nel 2001, anno in cui ho appunto vissuto negli Stati Uniti, c'è stato il famoso 11 settembre del 2001. Ekman è stato coinvolto a seguito di quell'evento delle Torri Gemelle, per chi non lo sapesse, dico per chi non lo sapesse perché mi sono accorto che a volte cito questo evento, ma dipende dalla generazione che ti sta ascoltando, non tutti riescono ad associarlo in maniera diretta, no? Il crollo delle Torri Gemelle è stato coinvolto in un progetto che si chiamava SPOT, dove lui insegnava ai BDO, i Body Detector Officer degli aeroporti americani, proprio a osservare la comunicazione non verbale dei viaggiatori in maniera diversa, proprio per riuscire a ridurre situazioni di terrorismo. In quel caso, quindi, abbiamo incominciato a lavorare su queste tematiche. Io mi sono avvicinato al tema della valutazione della credibilità, che era un tema molto legato al tema delle emozioni, e da lì abbiamo cominciato a portare le sue teorie in Italia. Le certificazioni, abbiamo portato due certificazioni, una che è sulle competenze emotive, che è una certificazione internazionale, l'altra sulla valutazione della credibilità.
E da lì lui continua a fare ricerca. Tu considera che lui veramente l'anno scorso ha fatto ancora una pubblicazione e ha fatto un'altra ricerca, ma qualche anno fa ha finito la ricerca con il Dalai Lama, dove abbiamo pubblicato appunto l'Atlante delle Emozioni, che è un sito totalmente gratuito dove tutti possono accedere a tutte delle risorse scientifiche sul mondo delle emozioni. Quindi anche veramente un personaggio davvero molto coerente col mondo della ricerca, no? E da lì sostanzialmente abbiamo incominciato a distribuire le sue teorie in Italia e oltre a questo a essere connessi da una profonda stima e amicizia. Ma guarda, la cosa davvero interessante è il fatto che tu sia andato a scegliere proprio il contatto come il massimo esperto al mondo di quella tematica. Torno sempre proprio a quello che dicevo prima, no? Abbiamo tante fonti a disposizione, è interessante essere riuscito ad arrivare alla fonte principale e diventare poi a tua volta, come dire, un ulteriore strumento per diffondere queste teorie, ovviamente perfezionandole, continuando a fare gli studi. Però a questo punto io direi che vogliamo parlare Sì, di anche persone. perché, Dario, scusami se ti interrompo, anche perché volevo solo dire questo, che la ricerca comunque non ha mai fine, nel senso che noi adesso oggi stiamo collaborando con l'Università di Ginevra, che è il centro di ricerca più importante al mondo, più grande al mondo, sull'analisi emotivo-comportamentale, ce l'abbiamo qui veramente vicini a Ginevra, e mi rendo conto che veramente ogni volta c'è una ricerca nuova, un modo di vedere il mondo delle emozioni. Guarda, ne cito due perché penso che sia molto interessante proprio legato al tema del libro. Ci sono tre università europee, quella francese, la spagnola e la tedesca, che hanno fatto nel 2018 una grandissima ricerca per capire se le competenze emotive fossero qualcosa di innato o qualcosa che si potesse in realtà apprendere, sviluppare. Non bastava questa ricerca per dimostrare questo, perché ha dimostrato appunto che si possono apprendere, quando la Colorado State University, due autori abbastanza importanti che sono Victoria Maidmi e Kurt Krieger, hanno fatto un'ulteriore ricerca nel 2019, quindi stiamo parlando di qualcosa di davvero recente, dimostrando che le competenze emotive noi le possiamo sviluppare, e quindi attraverso i corsi di formazione. Quindi per dirti, c'è una ricerca che è sempre attiva, che continua ad andare avanti, no? Ecco, però prima di arrivare a questo, mi pare interessante fissare un punto, insomma, che cosa sono le emozioni. Prima, interessantissimo, gli ingegneri lo hai spiegato dicendo sono delle informazioni. Io me li sono figurati, questi ingegneri che magari ti guardavano, come dire, questo chi sta, cosa sta dicendo, da dove arriva. Sono informazioni, ecco, li hai ridestati e hai soprattutto conquistato probabilmente la loro attenzione. Allora, sì, beh, allora, innanzitutto, vabbè, c'è una cosa secondo me da chiarire è questa, che quando noi parliamo di emozioni, ne parliamo quasi come per dire, abbiamo bisogno di tenerle a bada, no? Le emozioni. Quindi pensiamo all'emozione come qualcosa che dobbiamo gestire, che dobbiamo tenere a bada, che è qualcosa da non provare, no? Però sono tante le teorie che hanno cercato di spiegare negli anni che cosa sono le emozioni, Dario. Possiamo dire che la maggior parte degli studiosi delle emozioni concordano nell'utilizzare il termine stati affettivi, con accezioni diverse, nel caso in cui si tratta, per esempio, di risposta allo stress, emozioni, umori o tratti affettivi, cioè dipende molto dalle accezioni che diamo, impulsi motivazionali, disordini emotivi, sono tutti elementi che richiamano sicuramente tutti a un'attivazione del nostro sistema neurovegetativo, il nostro sistema fisiologico. Allora, la definizione, secondo me, molto interessante, che può aiutarci a comprendere cosa sono le emozioni, la dà proprio Ekman e la propone in questo modo. Dice che poi, tra le altre cose, è stata ripresa da Gross and John, da Goleman, tutta la divulgazione che ha fatto nel tema delle emozioni, Goleman l'ha presa, e lo dice anche lui, la maggior parte degli studi di Ekman, quindi voglio dire, anche lui lo cita come autore principale rispetto a questi temi. Dice proprio che sono dei processi, le emozioni sono dei processi, quindi hanno un inizio e hanno una fine, e sono dei processi che ci permettono di raggiungere i nostri obiettivi.
E questo già ci fa riflettere, no? Perché in qualche modo ci servono qualcosa le nostre emozioni. E tutto questo lo fanno senza che noi ci dobbiamo pensarci, perché ci aiutano in qualche modo a reagire a situazioni che hanno un impatto sulla nostra salute. Ecco, le emozioni hanno proprio questa funzionalità. Quindi dire io voglio gestire le emozioni ha poco senso, perché è qualcosa che noi non possiamo gestire. Noi possiamo sicuramente lavorare sulle nostre reazioni, sulle azioni che derivano, sul comportamento che deriva rispetto alle nostre emozioni, ma non gestiamo le emozioni di per sé, anzi, tutt'altro. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo fare una domanda del tipo: a che cosa mi servono? Quindi come le posso utilizzare le emozioni per raggiungere il mio obiettivo? Quindi io banalmente sono su un palco, sto provando paura e dico, ah, ma io non vorrei provare paura perché la paura mi blocca, non mi permette di parlare, mi fa in qualche modo seccare la bocca, no? Invece no, la domanda è, ottimo, meglio che sto provando paura, a che cosa mi serve e come posso utilizzarla per avere più successo su quel palco? È completamente diverso il processo. Tant'è vero che per fortuna provo paura perché? Perché posso essere più concentrato, posso essere più focalizzato, posso essere più attento a quello che sto raccontando, posso essere meno distratto, cioè ho tanti vantaggi di aver paura su quel palco. È chiaro che se la paura diventa angoscia, allora è un problema. Certo, ma visto che credo che il cuore sia proprio riuscire a capire come si utilizzano queste emozioni, in particolare nelle relazioni, cioè perché chi gestisce relazioni, che poi di fatto tutti gestiamo relazioni, ma i manager in prima battuta ovviamente sono chiamati a fare questo lavoro, perché devono approfondire allora questi aspetti e perché diventano così importanti questi aspetti all'interno di relazioni. Parlo di lavoro, ma poi ovviamente tu ci Ma insegni che anche per la personale, vita. certo. Ma allora, innanzitutto perché io penso che non prendere in considerazione le emozioni è una falsa illusione, nel senso che fanno parte della nostra vita, fanno parte delle nostre relazioni, molto spesso le determinano le nostre relazioni. È come non voler è come voler parlare di relazioni solo da una prospettiva, ma ovviamente l'essere umano è completo, ha tanti elementi che dobbiamo tenere in considerazione. Quindi noi che cosa facciamo? Noi quando guardiamo le relazioni osserviamo solo la punta dell'iceberg, osserviamo il comportamento, la parte più razionale, no, dell'essere umano, dove appunto stiamo relazionando in questo momento, ma voglio dire, la tua allergia, ad esempio, oggi, che impatto emotivo può avere all'interno, per esempio, della nostra conversazione di oggi? Magari, appunto, non hai non, il fatto che ti senti ovattato per la tua allergia ti mette nelle condizioni di essere meno attento, meno pronto, meno reattivo, no? E io devo tenerne in considerazione se voglio relazionarmi con te. Quindi c'è una parte emotiva che entra a far parte del processo. Se invece noi non prendiamo in considerazione la parte emotiva, è come se noi volessimo relazionarci, ma solo da un punto di vista superficiale, cioè rimaniamo a una superficie. Se vogliamo entrare in profondità, dobbiamo sicuramente tenerle in considerazione. Faccio proprio un esempio pratico, Dario. Proviamo a pensare, ad esempio, alla gestione del conflitto. Non basta imparare, a volte mi chiamano le aziende e mi dicono: dobbiamo lavorare sulla comunicazione assertiva. Perfetto, ma non basta lavorare sulla comunicazione assertiva all'interno del conflitto, perché una volta che abbiamo imparato le dinamiche della comunicazione assertiva, poi la proviamo e non funziona. Perché? Perché entrano in gioco tutto il tema delle emozioni all'interno del conflitto. Tant'è vero che molto spesso in realtà il conflitto nasce proprio da una incomprensione da un punto di vista emotivo, non da un'incomprensione da un punto di vista razionale. Razionalmente non ci sarebbe quel conflitto, ma emotivamente invece è presente. C'è magari, non so, la persona che si mette di traverso. Io mi ricordo, per esempio, in un'aula una persona che mi aveva preso male, aveva pensato che io fossi una persona che se la tirava, no? E allora, per la prima parte della giornata si era messo nella posizione in cui non andava bene qualunque cosa che io dicessi, no? Poi, ad un certo punto, ci siamo conosciuti. Ha superato questa barriera. A un certo punto mi ha detto: sai che mi è dispiaciuto perché io la prima mezza giornata
non ho neanche ascoltato quello che stavi raccontando, perché non mi interessava. È incredibile, no? Allora, Assolutamente. parliamo di razionalità, no? Parliamo di emozioni in questo caso. Ecco, le emozioni ci comunicano di fatto quali sono i nostri bisogni, ci comunicano di fatto quali decisioni prendiamo. A volte noi pensiamo di prendere le decisioni in maniera razionale, ma voglio dire, parliamo di Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia preso, scoprendo che tutte le decisioni che noi prendiamo le prendiamo sottoposte a un processo di tipo emotivo e poi ex post, infatti si chiama, ex post razionalizziamo la nostra presa di decisione, dicendo che è stata una decisione di tipo razionale, ma è stata una decisione di tipo emotivo, no? Ed è un po' come, riprendendo il tema del conflitto, è un po' come se noi alla rabbia attribuissimo un elemento quasi di pericolosità, perché abbiamo paura di arrabbiarci con il nostro partner, la nostra partner, perché si possa compromettere la relazione. Ma nella realtà la rabbia, se la sappiamo utilizzare bene, ci sta comunicando una cosa importantissima, che ci teniamo ancora di quel rapporto. Perché la rabbia è uno scontro, quindi c'è ancora comunicazione. È il disgusto e il disprezzo che ci mettono nelle condizioni di dire attenzione, che lì non c'è più contatto, non c'è più comunicazione. Allora, la rabbia, se utilizzata nella maniera corretta, può addirittura farci migliorare la relazione. Quanti, magari, persone con cui ti sei scontrato inizialmente, Dario, sono diventati magari dei tuoi amici? Proprio perché ci siamo chiariti. Abbiamo chiarito, per esempio, che cos'è che mi fa irritare, abbiamo chiarito i nostri punti di vista. Siamo riusciti in qualche modo, attraverso magari un conflitto, a conoscerci meglio e quindi a fare quel passaggio fondamentale nella relazione, che è un passaggio profondo, non è un passaggio superficiale di una relazione di circostanza. Certo, siamo umani in tutte le nostre relazioni, ovviamente, ma E poi, ribadendo. scusa Vai, Dario, vai. perdonami ancora, perché no, più che altro perché hai detto una cosa prima molto interessante, hai detto che giustamente non è solo un aspetto di tipo professionale. Queste competenze sono trasversali alla nostra vita, quindi noi miglioriamo come persone in primis, poi il nostro miglioramento si riflette anche sul tipo di attività che svolgiamo. È una conseguenza l'essere un professionista, ma in primis c'è la persona. Siamo umani, come dici tu giustamente, nella sua unicità e nella sua totalità delle nostre relazioni, che siano professionali o professionali, con i nostri figli o con i nostri collaboratori, uguale, no? Siamo umani e restiamo umani soprattutto. E io ricordo, visto che mi è venuta in mente una domanda, ricordo ovviamente che c'è la possibilità di fare domande, lasciarci i vostri commenti, la regia me li sottoporrà e quindi vorrei insomma, chiedere un po' di partecipazione che poi è l'obiettivo di questa chiacchiera. Però vorrei chiederti, ma ci sono delle aziende, dalla tua esperienza o dei manager che non vogliono prendere in considerazione le emozioni. Prima ci raccontavi di quella persona nel corso di formazione, però ci sono delle aziende che non so se per un modello che non lo vuole applicare, non vuole prendere in considerazione, dicono no, quali emozioni non le vogliamo Guarda, considerare. se tu mi avessi fatto questa domanda probabilmente un paio d'anni fa, ti avrei risposto tante. Oggi ti rispondo poche, nel senso che cos'è cambiato in questi 2 anni? Beh, una cosa importante la sappiamo cos'è cambiato, no? C'è stata un'accelerazione dei processi di digitalizzazione incredibile per questa pandemia, ma io penso che la grande risorsa che abbiamo utilizzato in questa pandemia siano state proprio le nostre emozioni, nel senso che ci siamo accorti di quanto fanno parte della nostra vita, di quanto non possiamo farne a meno. E io penso di non aver mai avuto così tante richieste nell'ultimo anno e mezzo per corsi di formazione, per coaching soprattutto, con un approccio che andava a fare focus proprio sulle tematiche riguardo le emozioni. C'è stata proprio un'esplosione, quindi oggi c'è una ricerca, un'attenzione, una curiosità davvero importante rispetto a questi temi. Guardiamo questo fenomeno anche nelle scuole. A me piace molto fare divulgazione, ho fatto parte per esempio del team dei relatori di Didacta, che è una fiera tra le più importanti sulla didattica scolastica, e mi sono accorto quanti professori oggi
introducono, anche se non c'è un programma ministeriale, ma introducono nei loro programmi tematiche che riguardano l'emozione. A nostra epoca, Dario, io penso non aver mai fatto un corso sulle emozioni a scuola, ma addirittura ti dico, da me vengono tanti ragazzi a fare il tirocinio in psicologia, molto spesso arrivano e hanno fatto gli studi sulle emozioni, veramente due paginette di libro, cioè non hanno approfondito le tematiche delle emozioni. Quindi in questo periodo sicuramente storico c'è una grande attenzione, c'è un grande interesse riguardo alle emozioni, si è preso a coscienza di quanto le persone ne avessero bisogno, siamo passati sicuramente da un periodo di grande paura, ad esempio, dove la paura l'abbiamo dovuta gestire. L'abbiamo gestita anche in maniera inconsapevole, no? Cioè, dopo la pandemia, prova a ricordarti, tu sei un runner, no? Vai a correre. Quanti te ne hanno dette di ogni all'inizio della pandemia? Tanti, tanti. ma perché? Perché dovevamo trovare il colpevole, no? E quindi trovare il colpevole era come dare una forma alla minaccia. E dare una forma alla minaccia ci permetteva di gestire meglio la nostra paura, se no altrimenti avevamo difficoltà a gestirla. Quindi in maniera inconsapevole c'era questo bisogno di attaccare chiunque potesse rappresentare un pericolo per noi. Siamo passati da un periodo di grande paura a un periodo di grande tristezza, di grande sconforto. Oggi io vedo che la grande differenza oggi è veramente tanta, tanta, una maggiore propensione alla tristezza. Le persone si sentono anche un po' spossate, no? Sono stanche, non si sentono più energetiche come era all'inizio della pandemia. E questo, per esempio, ha messo nelle condizioni, da un punto di vista tecnico, le persone a prendere coscienza di dove sono nel momento storico in cui ci sono, a mettere in dubbio tante certezze, a mettere in dubbio, per esempio, tante scelte che loro hanno fatto anche da un punto di vista professionale. Non potete immaginare quante persone in questo momento vengono da noi a chiederci coaching, per esempio, career coaching. Perché? Perché vogliono cambiare il posto di lavoro. Quante persone si sono licenziate e hanno voluto trovare altre strade. Cioè hanno innescato proprio un meccanismo di maggiore introspezione e maggiore ricerca rispetto a quello che veramente vogliono. Questo tipo di periodo storico mi mette nelle condizioni di dirti, Dario, che oggi sono veramente poche le persone che non hanno capito l'importanza di prendere una maggiore, di essere consapevoli delle proprie emozioni, delle proprie emozioni e di tutti i processi che questi poi implicano rispetto alle proprie emozioni. Beh, questo mi sembra molto interessante perché, insomma, abbiamo a fare tesoro di questa pandemia che tanti drammi ha creato, però è importante appunto trarre delle lezioni. Mi chiedo però e ti chiedo quanto la situazione che stiamo vivendo adesso sia stata influita dallo sviluppo tecnologico. Abbiamo passato mesi a dialogare solo sulle piattaforme. Ecco, come si concilia il fatto di vedersi, continuare a vedersi spesso attraverso questi strumenti digitali con le emozioni, cioè non c'è il rischio che queste piattaforme, questi strumenti possano azzerare le emozioni? Allora, la tua domanda sembra una domanda semplice, ma secondo me è molto complessa la risposta da dare, nel senso che in primis questa è la mia convinzione, poi ovviamente staremo a vedere il prossimo futuro, però io penso che questa accelerazione digitale non sia un momento storico che andrà a morire, nel senso che si integrerà nelle nostre vite, nella nostra quotidianità sempre di più. Io però sono anche molto, come posso dire, speranzoso rispetto a un aspetto che tu hai toccato, che secondo me è molto importante. In questo periodo è mancata la relazione come finalità, Dario. Cioè, sembra quasi che la relazione, era diventato come posso dire, un modo per raggiungere l'obiettivo, mentre invece oggi ci accorgiamo di quanto la relazione sia fondamentale proprio come obiettivo, cioè che la relazione può essere lo scopo della nostra vita lavorativa o personale. Quindi, visto che ci è mancato questo, io lo vedo per esempio nelle web call, nelle riunioni che facciamo tutti i giorni attraverso appunto i sistemi digitali che conosciamo, uno dietro l'altro, subito focus sull'obiettivo.
E quindi ci manca che cosa? I tempi morti ci mancano, Dario. Ecco perché dico leggete, perché ci mancano i tempi morti. E i tempi morti non sono morti, non sono tempi, noi li chiamiamo tempi morti, no? Ma nella realtà sono tempi vivi, perché sono tempi dedicati alla relazione. E quindi ci stiamo focalizzando non più sul fare, ma sull'essere. E stiamo riscoprendo questa parte molto importante. Allora, le web call potrebbero darci dei grandi segnali da questo punto di vista, perché prima di tutto diventiamo molto più consapevoli delle nostre espressioni facciali, Dario. È il primo momento storico in cui parliamo e ci osserviamo mentre stiamo parlando, è come se avessimo uno specchio davanti in continuazione. Quindi diventiamo consapevoli delle nostre espressioni facciali, del nostro linguaggio del corpo, della nostra gestualità. A volte se ci risentiamo anche della nostra voce. E più noi diventiamo consapevoli di questi, più miglioriamo. Quindi può essere un momento anche che ci permette davvero di crescere da questo punto di vista. Io ho dei clienti che mi dicono: Caspita, Diego, certo che mi hai detto un sacco di volte che sorrido poco, ma mai come in questo periodo storico mi sono reso conto di quanto io avessi la faccia austera. È incredibile questa cosa, no? Perché? Perché me ne sono accorto, cioè l'ho visto, lo sto riscontrando. Quindi non lo so, Dario, sarò un po' naif, però mi piace l'idea di pensare che questo periodo è stato un periodo di pausa relazionale, sicuramente, ma un periodo in cui ci ha fatto scoprire di quanto abbiamo necessità delle relazioni e di quanto probabilmente continueremo a fare le web call, ma ci incontreremo sempre più spesso perché abbiamo bisogno dell'aspetto relazionale come scopo, non come strumento per raggiungere un obiettivo diverso. Beh, d'altronde voglio dire, parliamo oggi, parliamo anche di nuovi modelli di leadership, no? Io e te abbiamo fatto un webinar, mi ricordo quando è morto Maradona, su tutti i nuovi modelli di leadership. Il nuovo modello di leadership è orientato alle persone, non è più un modello di leadership orientato all'obiettivo, al risultato. Guarda, sulla leadership ci è arrivata una domanda di un ascoltatore che chiede qual è l'integrazione tra emozioni e leadership, nel senso quanto può contribuire l'utilizzo delle emozioni per guidare in maniera positiva un gruppo di lavoro o addirittura un'azienda? Guarda, vi racconto un episodio che mi è accaduto in questo periodo di questo grande manager, un direttore commerciale di una grandissima multinazionale, un personaggio con tanto successo, cioè che veramente sta traghettando il suo team anche a tematiche di questo genere, che però ovviamente, come sempre, ritorniamo magari dei modelli vecchi e non ce ne accorgiamo, no? Allora io ero in affiancamento con lui durante questa riunione e a un certo punto i suoi gli raccontano e gli dicono quanto fossero un po' preoccupati rispetto alla situazione di mercato che stavano vivendo. E lui cosa faceva? Era focalizzato sull'obiettivo della riunione, che era quello di far vedere i numeri, di far vedere che l'Italia stava andando bene, che se l'Italia stava andando bene loro non dovevano preoccuparsi e che quindi tutto avrebbe funzionato. Finiamo la riunione, ovviamente con questo focus, con lui che dava anche dei dati oggettivi, dei dati molto concreti rispetto a questo aspetto, e a un certo punto viene prima un suo collaboratore, poi un altro collaboratore a dire sì, però io comunque continuo ad aver paura, io continuo ad essere preoccupato e così via. Lui mi guarda e mi fa: Dov'è che ho sbagliato, Diego? E io l'ho guardato e gli ho detto: ti rendi conto che sei tornato al modello di prima e hai parlato di numeri, dati, risultati e non hai mai fatto un momento di accoglienza rispetto alle emozioni che stavano vivendo, che ti stavano raccontando i tuoi collaboratori. Porca miseria, hai ragione, mi è sfuggito, non mi è ancora entrato, non è ancora parte di me fare questo, no? Ecco, il fatto di accogliere l'emozione di un nostro collaboratore ci permette, a parte che già solo accogliendola e parlandone a volte la risolvi, ma ci permette proprio di aiutarlo a vedere che cosa ci può servire quel tipo di emozione? Come mai sta provando quel tipo di emozione? Che cosa, magari che è lecito provare quell'emozione, che anche io, come manager, come leader, sto provando quell'emozione. Che questo non vuol dire che sono bloccato, che magari provare quell'emozione, anzi, mi dà una spinta ad andare avanti, ad andare oltre. D'altronde, voglio dire, parlando della paura, a me piacciono gli sport estremi, mi butto giù dagli aerei facendo il fly drive. E fly dive, e che cosa faccio? Cerco la paura, no?
E quindi siamo anche alla ricerca di quel tipo di emozione. Quindi non è detto che la paura in qualche modo dobbiamo sempre starne lontani, a volte possiamo avvicinarci e anzi, man mano che ci avviciniamo con dei passi magari più piccoli, no? Con dei piccoli passi, riusciamo a superarla. Quindi io penso che i nuovi modelli di leadership siano la condivisione in primis delle proprie emozioni del leader, del leader che deve condividere le sue emozioni, ma secondo, e non per questo, cioè voglio dire... Dico secondo, ma insieme deve avvenire tutto un processo di accoglienza rispetto alle emozioni che i nostri collaboratori in continuazione ci trasferiscono. Guarda, per rispondere a un ascoltatore, che ci chiede appunto qualcosa di più sul libro, i temi di cui stiamo dibattendo sono i temi che sono contenuti nel libro, quindi, io chiedo ovviamente alla regia magari di ribadire, con un link dove è possibile approfondire anche dove poterlo ovviamente acquistare tutte le principali piattaforme Amazon in primis, ma ovviamente senza fare pubblicità ad Amazon, ma è facilissimo ormai, l'abbiamo imparato nella Internet pandemia. bookshop anche, no, Ecco, almeno perfetto. Ok, così siamo un almeno po' più. facciamo un po' di par Esatto. condicio. Bravo, la par condicio. Tornando al libro, però ripeto, i temi di cui stiamo dibattendo sono proprio quelli, che affronti anche nel tuo libro. Quali sono, come dire, i suggerimenti pronti all'uso, che possiamo condividere brevemente per poi il tempo, scorre davvero rapido? Guarda, cerco di essere molto sintetico. Allora, il primo, in assoluto, c'è tutto un paio di capitoli dove parlo della fisiologia delle emozioni, ascoltare il nostro corpo. È la grande differenza. Io ho fatto un TED, se volete vederlo, lo trovate su YouTube, un TED dove parlo proprio della differenza tra intelligenza artificiale e intelligenza emotiva. Tra le altre cose, abbiamo scritto anche un articolo. Esatto, per persone conoscenze. Per persone conoscenze su questo tema, dove il tema è che noi possiamo fare la differenza attraverso un uso, una maggiore consapevolezza del nostro corpo, perché il nostro corpo non mente. E quindi riuscire a riconoscere nel nostro corpo i segnali delle emozioni che ci stanno appunto comunicando, perché questo ci permette, Dario, di fare anche un'alfabetizzazione, un altro elemento importante del libro, cioè di fare chiarezza rispetto alle emozioni che stiamo provando, perché se noi pensiamo di provare paura, utilizzeremo anche in maniera inconscia strategie legate alla paura, ma se invece ci rendiamo conto che non è paura ed è rabbia, le cose cambiano, è per questo che la strategia che stiamo utilizzando non funziona. Quindi nel libro faccio chiarezza rispetto a questo, a come riconoscerle e quali sono le strategie migliori per le più efficaci all'interno delle varie famiglie emotive. Ovviamente parleremo di famiglie emotive, nel libro parleremo delle famiglie emotive primarie, quindi lavoreremo su questo, parleremo dei 6 canali. Un altro elemento importante è non fatevi, ecco, tu prima hai parlato delle braccia incrociate, un grande errore che commettiamo è quello di vedere un segnale e di pensare che la persona sia chiusa perché ha le braccia incrociate. Un segnale non ci dà mai nessun significato. Dobbiamo guardare i segnali nella loro complessità, nella loro globalità. Il libro parlerà di 6 canali della comunicazione e quindi con un ascolto più dettagliato di tutti i 6 canali ci permette di ridurre i nostri errori di valutazione. Scardinare i falsi miti, perché braccia incrociate e chiusura non è un falso mito, così come toccare il naso uno mente o guardo in alto a destra allora significa questo, cioè scardinare tutti i falsi miti, sicuramente. L'altro aspetto è l'ascolto, Dario, cioè una maggiore capacità di prenderci del tempo, di ascoltare gli altri, perché in un momento che va sempre più di fretta abbiamo sempre meno tempo per l'ascolto e quindi prenderci del tempo per fare questo. E poi parliamo di credibilità, cioè il fatto di essere congruenti con il nostro linguaggio verbale, con il nostro linguaggio non verbale. La congruenza dei messaggi, dei valori che trasmettiamo ci permette di essere credibili. E io penso che oggi il mondo abbia bisogno di persone credibili, perché ci sono troppe persone che sparano tutto quello che gli viene in mente, nel web ne vediamo tanto, con poca credibilità, insomma. Ecco, torniamo un po' all'inizio, insomma, i falsi miti sono alimentati da, magari anche senza, in modo totalmente non strategico, però da chi si interessa al tema, sono giustamente analizzati e smentiti dagli esperti. E quindi, visto che come a tua volta hai fatto con Paul Ekman, sei andato proprio dal massimo esperto, ecco,
Questo è un libro dove c'è un riferimento scientifico, un fondamento scientifico assolutamente molto valido, quindi il tema è trattato davvero in maniera molto completa. Io adesso penso, guarda, che non mi ricordo quante sono le pagine, Dario, ma più di 10 pagine finali sono tutte la bibliografia del libro, quindi insomma di bibliografia ce n'è parecchia. Ecco, si può approfondire quindi ulteriormente, però mi chiedono, io però su questo chiedo a te perché sono impreparato, c'è anche l'ebook? No, non c'è l'ebook, non ancora. Sull'ebook ci stiamo lavorando però. Ok, perfetto, quindi mi sembrava corretto rispondere a questo ascoltatore. Senti, Ma rapidamente. come mai, Dario, secondo te, cioè, toccare la carta, cioè, è bellissimo, cioè, Lo dici a me che. sottolineare, è un manuale, dovete sottolineare, dovete tornare a queste vecchie abitudini, insomma. Infatti anche Eco apprezzava molto quelli che lo vivono il libro bisogna viverlo effettivamente, però. Il profumo della carta stampata è qualcosa di unico, no? Cioè... Sono d'accordo con te. Allora, me ne è arrivata un'altra nel frattempo. Allora, questa ascoltatrice dice: lavoro come ingegnere e mediatore, conciliatore civile. L'autore ti chiede insomma se hai avuto contatti con le attività di mediazione. Tantissimo, nel senso che addirittura è stato io adesso parlo dei negoziatori, adesso parlo dei negoziatori in primis, adesso ti dico perché. I negoziatori, quando mi riferisco ai negoziatori, mi riferisco ai negoziatori internazionali, quindi ostaggi, cioè gente che fa il negoziatore proprio come professione, è stata la prima professione con cui sono venuto in contatto e con cui ho fatto appunto i percorsi di certificazione. Mi ha colpito tantissimo questo negoziatore, si chiamava Christian, mi ricordo ancora il suo nome, tu pensi, sono passati quasi 20, no, 12 anni almeno, in cui lui venne da me e mi disse: Diego, per quanto riguarda le teorie, abbiamo bisogno di lavorare sulla credibilità, ma nel senso che io ho bisogno di sapere come fare a risultare credibile quando dico la verità. E mi ha colpito questa cosa, perché dall'altra parte è una persona che è sospettosa e quindi cercherà in ogni modo di trovare la menzogna a quello che gli sto raccontando. Ecco, nella negoziazione il tema delle emozioni, della credibilità, della congruenza è un tema molto importante, quindi sono figure professionali a cui ho fatto tanta formazione. Guarda, nel frattempo qualche feedback sui libri digitali, perché Abbiamo scatenato il effettivamente, web. esatto, sì, perché gli strumenti, i device più innovativi poi consentono anche di allargare il canale, insomma, si vedono bene, però ovviamente Sì. anche quella di Diego Ingrassera era certamente una battuta, ci Certo. mancherebbe. Senti, ultimamente sono usciti diversi articoli sulla vostra scuola di coaching a indirizzo emotivo-comportamentale, ne abbiamo parlato anche sulle nostre pubblicazioni. Qual è il ruolo che le emozioni hanno nel coaching? Fondamentale, mi ha stupito che appunto il coaching non l'avesse mai introdotto, che non l'avesse mai, come posso dire, contemplate. Mi voglio correggere, non è che non l'avesse mai contemplate, le contemplavano, ma le contemplavano da un punto di vista sempre razionale, Dario. Noi abbiamo bisogno di lavorare sulle emozioni da un punto di vista del corpo, da un punto di vista proprio dell'impulso emotivo. È da lì che ci si lavora, perché è il primo elemento in cui noi siamo consapevoli delle nostre emozioni. Le emozioni sono sempre state viste. Era un bravo manager, ma era troppo emotivo, come se fossero dei limiti. Nella realtà possono essere delle grandi risorse e sono sicuramente oggetto di blocchi emotivi, i blocchi sul cambiamento. Io non dimagrisco non perché non capisco che devo dimagrire. Io razionalmente so che devo dimagrire, ma mi piace mangiare, è il piacere che non mi permette di dimagrire. E quindi è questo il passaggio. Il passaggio nel coaching è di utilizzare le emozioni come risorsa e come risorsa che ci permetta di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Quindi è fondamentale. Senti, prima di chiudere, una curiosità, ritorno un po' a quello che
che ti ho chiesto all'inizio. Prima ti Anzi, chiedevo perché. scusa, Dario, Vai. scusa, mi è venuta in mente una frase importante. Aiutano, le emozioni aiutano a trasformare i limiti di un percorso di cambiamento in risorsa. Io penso che sia questo il punto principale. Scusa, mentre stavo parlando mi è venuta in mente questa cosa e volevo condividerla. Perdonami. No, mi sembra Dicevi? assolutamente interessante. Io volevo chiudere, Sì. riprendendo un po' la domanda dell'inizio, quando ti ho chiesto perché hai scelto di scrivere questo libro, vorrei chiudere chiedendoti perché hai scelto questo titolo, Il cuore nella mente. Vabbè, allora posso darti due ragioni. La prima, vabbè, chiaramente è molto evidente, nel senso che il cuore che rappresenta in maniera metaforica le nostre emozioni, e infatti in copertina c'è amore psiche, no? Quindi c'è questo amore. Il cuore, psiche, la mente, che cosa fanno? Che vengono separati, non riescono a stare separati l'uno dall'altro, devono ricongiungersi, devono stare insieme, no? Perché noi che cosa abbiamo? Abbiamo due domini, il dominio cognitivo e il dominio emotivo. A volte pensiamo che possiamo distinguerli, no? Cioè con razionalità, con emozioni, no? Non esiste razionalità e emozioni, sono integrati l'uno con l'altro, non possiamo disgiungerli e quindi dobbiamo tenerli in considerazione entrambi, il cuore nella mente. Il secondo modo invece di risponderti è un po' più evocativo e ti rispondo con una frase, come posso dire, con una, sì, una famosa frase di Rita Levi-Montalcini che dice: rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore, uniche coloro che le usano entrambi. Vabbè, io cioè, dopo questo no, è difficile chiudere adesso perché le parole sono banali, purtroppo. Io ringrazio Diego Ingrassia, CEO di IEG Management, autore appunto del libro Il cuore nella mente, l'analisi emotivo-comportamentale, consapevolezza emotiva e relazioni umane. Ricordo la prefazione di Paul Ekman, anche questo mi sembra interessante ricordarlo, Roy Edizioni, per ora, solo in versione cartacea, però dopo stasera magari Diego Ingrassia farà qualche ragionamento, quindi grazie per essere stato con noi, per Grazie aver a voi. raccontato tante parti che si possono ovviamente approfondire nel libro. Grazie Mario, più che altro perché non è così scontato che comunque una casa editrice parli di un libro pubblicato da altre case editrici. Non è così scontato, quindi grazie davvero. No, grazie a te, perché il tema è appunto molto interessante, poi come sai sulle nostre testate lo affrontiamo e quindi ci sembrava giusto, interessante anche per noi a questo punto fare questo incontro. Io do appuntamento ai prossimi giovedì perché so che sono in arrivo altri incontri proprio dei giovedì con le letture manageriali, quindi ci troverete a questo tavolo con altri ospiti. Grazie a tutti per il tempo che ci avete dedicato. Buona serata. Grazie, a presto.